Ciao, come scoprire chi ti spia WhatsApp? Allora, esistono dei sistemi per capire chi ci spia su WhatsApp, quindi accede al nostro account WhatsApp e anche chi in generale accede al nostro telefono. Questo è molto importante perché soprattutto nelle relazioni sentimentali succede spesso che l'altra persona, o per gelosia o per chissà quale motivo, ci prende il telefono, diciamo, di nascosto e si mette a guardare le nostre conversazioni, prevalentemente su WhatsApp, ma anche su altri, le mail o quello che è, insomma, nel telefono ormai ci sono numerosi dati sensibili. E per scoprire chi tenta di fare questo o chi fa questo, ci sono due applicazioni molto interessanti. Una è per Android e l'altra è per iOS, il sistema di Apple dell'iPhone. Allora, quello per Android si chiama Where is my Droid e quello per Apple è Lost Finder. Queste due applicazioni sono carine perché una volta che tu le attivi, e quando magari alla sera lasci il telefono in giro, attivi l'applicazione, quando il telefono viene mosso, viene preso in mano il telefono, automaticamente scatta una foto senza che l'altra persona appunto se ne renda conto, e questa foto verrà archiviata nel tuo, diciamo, nell'archivio foto, in modo tale che tu vedi che appunto la persona ti ha preso, vedi chi ha preso in mano il tuo telefono, e probabilmente se l'ha preso in mano a tua insaputa era per cercare di accedere, diciamo, ai tuoi dati, controllare i tuoi dati. Sono applicazioni gratuite, molto, molto utili, che leggere, che si possono installare facilmente e consentono di scoprire appunto chi cerca di spiarci il telefono, prevalentemente appunto WhatsApp, ma potrebbe essere il profilo Facebook o qualunque altra cosa. Bene, per questo video è tutto. Ti ricordo due cose. La prima è che venerdì 5 maggio farò a Torino, all'Educatore della Prudenza, il corso 3013, un corso che riguarda come gestire la propria emotività, come gestire le proprie emozioni per conquistare la persona che ti interessa. Quindi gestione emozionale per coinvolgere chi ti interessa, per sedurre chi ti interessa. E la seduzione passa attraverso la chiusura dei nostri turbamenti e la gestione dell'emotività dell'altro. Quindi se sei interessato trovi tutta l'info nel box, e comunque il riferimento è il 333 15 11 703. Ricordo, venerdì 5 maggio Torino, 20:45, Educatore della Provvidenza in corso 3013. Ti ricordo inoltre che se ti iscriverai al mio canale YouTube avrai la possibilità di vincere dei corsi gratuiti con me e scegliere se farli dal vivo o via video. Ciao!